Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone ha ospitato il corso formativo che ha addestrato 50 militari alla pratica della BLSD, il protocollo che prevede l'uso del defibrillatore e delle pratiche salvavita di primo intervento. Un appuntamento reso possibile grazie all'impegno della Fondazione Giorgio Castelli, che oltre al corso ha donato al Comando Provinciale due nuovi defibrillatori. I defibrillatori che l'associazione oggi ci ha donato vanno ad incrementare il numero di quelli già in dotazione all'Arma dei Carabinieri, ne abbiamo 13, 7 fissi alle nostre 6 comandi di compagnia e alla stazione di Ceccano, 6 sono mobili nelle nostre autoradio. E quindi questi due che andranno, vi dico, alle compagnie di Alatri e Sora vanno ad incrementare il numero di quelli già in nostra dotazione. Le nostre centrali sono le prime ad essere allertate e quindi abbiamo macchine veloci che riescono ad arrivare immediatamente sul posto dell'incidente. Quindi questa doppia funzione ormai di operatore di polizia ma anche operazione sanitario è una consapevolezza del nostro personale, i corsi che noi facciamo servono proprio a questo e le prime operazioni sono vitali per poter salvare le persone. La fondazione del presidente Vincenzo Castelli nasce per ricordare il figlio Giorgio, giovane calciatore dilettante, morto la sera del 24 febbraio 2006 a soli 16 anni, sul campo di gioco di Tor Sapienza per un arresto cardiaco. Dalla sua nascita la fondazione vuole essere in prima fila nella lotta alla morte cardiaca improvvisa e al contempo promuovere la diffusione della cultura dell'emergenza e dei defibrillatori negli impianti sportivi. Un corso molto importante che svolgiamo in un ambiente particolare dedicato all'Arma dei Carabinieri che pur non avendo come compito istituzionale quello del soccorso sanitario si sta prestando già da qualche anno a aprire, diciamo così, i propri orizzonti anche nei confronti di un possibile intervento quando dovesse verificarsi un arresto cardiaco. Il problema è notorio, l'arresto cardiaco può essere gestito se si interviene precocemente e spesso le forze dell'ordine sono quelle che si trovano più velocemente sul luogo dell'evento e quindi le possibilità di intervento e di successo di questo intervento ovviamente sono esponenziali rispetto alla rapidità con cui l'intervento stesso si concretizza.